Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4.197 nuovi casi di Covid su 249.115 tamponi, altri 38 morti, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Il tasso di positività è quindi dell'1,7%, aumentano i ricoveri sia nei reparti ordinari, più 147, sia nelle terapie intensive, più 17. I guariti sono 2.727, gli attualmente positivi 98.775, cioè 1.788 in più rispetto a domenica. Con 34.781 tamponi effettuati e di 294 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività allo 0,8%. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva, meno 1, adesso sono 46, mentre salgono le reparti, più 10, ora sono 348. Nessun decesso registrato, per cui il totale delle vittime resta di 34.201 morti da inizio pandemia. I casi per province vedono 146 positivi segnalati a Milano, di cui 77 in città, mentre a Pavia sono 8. I numeri per il momento sono buoni, dobbiamo cercare di andare avanti sia da un lato con la somministrazione di ulteriori vaccini, con la terza dose e con un minimo di rispetto di quelle regole di base che consentono di combattere più efficacemente il virus. A dirlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non siamo assolutamente da zona gialla né vicini a questa zona. Il governo ha messo a punto una strategia per fronteggiare questa quarta ondata dell'epidemia, cercando di evitare le misure restrittive introdotte in passato. Il piano prevede l'estensione della validità Green Pass per 12 mesi fino all'estate, la riapertura degli hub vaccinali per la somministrazione della terza dose e chiusure controllate in base al cambio di fascia delle regioni. Si consolida la risalita dei contagi nella popolazione d'età scolare, già segnalata per la prima volta la scorsa settimana. Un caso su quattro, infatti, è sotto i 20 anni. La quarta ondata epidemica è già in corso, ma la possiamo ridurre. Possiamo far sì che sia un'ondina. Dipende da noi far sì che non diventi un'ondata impetuosa come in altri casi. Così Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva, consigliere del Ministro della Salute per questa fase di emergenza. I bambini vanno vaccinati, altrimenti non ne usciamo. Il 20% dei contagiati è al di sotto degli 11 anni. Ad affermarlo è il presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, Giuseppe Di Mauro. Del resto, come emerge dall'aggiornamento nazionale, l'incidenza di SARS-CoV-2 nella popolazione è in aumento in tutte le fasce d'età, con valori più elevati nella fascia da 0 a 19 anni. Negli ultimi 30 giorni, inoltre, nel nostro paese si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati in persone non vaccinate ed è di queste ore la notizia che oltre un ragazzo su 4, al di sopra dei 12 anni, ha ricevuto una sola dose di vaccino. L'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA e il Ministero della Salute tratteranno in brevissimo tempo l'utilizzo in via emergenziale del medicinale anti-Covid per via orale Molnupiravir, prodotto dalla Merck. Sarà usata la medesima procedura già seguita con gli anticorpi monoclonali in febbraio. La decisione sarà breve poiché l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ritiene necessari ulteriori orientamenti sui trattamenti per il Covid alla luce dell'aumento dei tassi di infezione e dei decessi. In Sicilia non solo vi è un esercito di cittadini non vaccinati, quasi 820.000 non immunizzati, ma vi sono anche centinaia di medici Novax sospesi. Altri 4 contrari al vaccino anti-Covid sono stati infatti sospesi a Catania. A Palermo sono già 213 i medici sospesi perché hanno rifiutato di farsi somministrare le dosi del vaccino. Numeri alti si è rapportati anche alla media nazionale. Boom di vaccinazioni in Austria con l'entrata in vigore oggi del lockdown per i non vaccinati, cioè la cosiddetta regola 2G, ovvero vaccinati e guariti, che prevede che chi non sia vaccinato o guarito dal Covid non possa accedere a ristoranti, parrucchieri, hotel, impianti sportivi e centri culturali. Da Vienna a Bregenz l'effetto delle nuove misure sono state lunghe code per vaccinarsi nel fine settimana. Il governo in Gran Bretagna invece sta valutando la possibilità di introdurre restrizioni ai viaggi per le persone che rifiutano la terza dose del vaccino anti-Covid. Viveva a Pavia da 20 anni, lottava contro un tumore, aveva chiesto anche al capo dello Stato la cittadinanza italiana per vedersi assegnata una casa popolare. Adelina Seddini, 46 anni, ex prostituta, nata a Durazzo, grazie alle sue rivelazioni ha fatto arrestare i suoi sfruttatori, 40 persone, e denunciate altre 80, in gran parte appartenenti alla mafia albanese che controllava lo sfruttamento della prostituzione in tutta Italia. La donna si è uccisa lanciandosi da un cavalcavia ferroviario a Roma.
trova ricoverato al reparto Grandi Ustionati del Gaslini di Genova il bambino di 7 anni residente al quartiere Scala di Pavia in via Zanella. L'altra sera ha urtato inavvertitamente la pentola con l'acqua bollente e se l'è rovesciata addosso. Le ustioni hanno interessato circa il 30% del corpo, non risulta comunque in pericolo di vita. Un 36enne torinese invece si è tolto la vita nella sua cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia, approfittando di un momento d'assenza della sorveglianza. È in corso un'inchiesta della procura. La situazione è molto preoccupante, soprattutto il sovraffollamento, dice la garante dei detenuti delle tre strutture provinciali, Laura Cesaris, docente di giurisprudenza all'Università di Pavia. Sono 11 gli insegnanti delle scuole pavesi a aver accusato i sintomi dell'infezione da Covid. Per tutti è scattata obbligatoriamente la quarantena. Alla TS risultano anche 332 studenti positivi, mentre sono 15 le classi temporaneamente chiuse e rimesse in DAD. In particolare il virus ha colpito tre classi della scuola d'infanzia, mandando a casa 75 alunni, mentre nelle scuole elementari sono coinvolte 5 classi con 101 alunni. Alle medie gli studenti in quarantena sono invece 115, distribuiti in 5 classi. Infine le superiori, 41 divisi in 2 classi. Pronto meteo per il 9 novembre, con sole e nuvole, maggiori aperture nel pomeriggio, temperature tra 4 e 12 gradi, mercoledì invece ancora nuvole, da valutare eventuali piovaschi. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste le notizie principali con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, Lombardia Live 24, oltre alle pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.